Pyros, il fuoco della cultura. Pyros è un fuoco che alimenta il dibattito, i sogni, la conoscenza e anche le risate e la leggerezza. Pyros è il contenitore della rassegna letteraria Sei senza barcode. Qui troverai i podcast delle presentazioni, le interviste e gli appuntamenti con tutti gli autori emergenti pubblicati nella collana Senza barcode. E questa era la sigla di Pyros, il fuoco della cultura, il contenitore per la cultura, gli eventi culturali e gli artisti della web radio Senza barcode. Oggi abbiamo al telefono qualcuno che la web radio la conosce molto bene, che la nostra web radio la fa. E Emanuela Fatilli, devo anche dirti con un po' di paura che prima mi sono fatta un giro sulla tua pagina Facebook e ho visto che ci sono solo io, tuo marito e tuo figlio. Dovremo parlare di questa cosa. Comunque ora presento Emanuela Fatilli, autrice di La casa infestata che non c'era l'albergo aperto. Benvenuta Emanuela. Benvenuta a te, grazie mille di avermi invitato e buonasera a tutti. Che bello averti. Adesso ti sentiamo anche dall'altra parte, perché diciamolo subito, Emanuela Fatilli, a secolo Manu Fatilli, è anche una speaker della web radio Senza barcode con il suo podcast e lo show Disabilità e Benessere. Ne parleremo bene nel dettaglio, tanto abbiamo tempo. Però oggi voglio raccontare insieme a te del tuo libro, che è quello che ci ha fatto conoscere. È stato grazie al libro che ci siamo conosciute. È un libretto piccolo, un petit papier, ma contiene una storia forte e importante e che può aiutare anche molte altre persone. Vuoi raccontarcela? Certo, volentieri. Allora, il romanzetto, la storiella che racconto nel libro è una storia realmente accaduta in una giornata di ottobre quando mio figlio Giacomo, che ha 16 anni adesso, affetto da autismo, ha attraversato la città di Busto Arsizio dove noi risiediamo e dove lui va a scuola e è arrivato fino a Castellanza, la città successiva, che dista circa 10 chilometri a piedi, senza il controllo di nessuno, senza che nessuno lo sapesse, perché doveva andare in piscina e questa cosa per un ragazzo autistico, un impegno è assolutamente imprescindibile, quindi ci deve andare. Quindi il libro racconta questa avventura del ragazzo e naturalmente della mamma che ha saputo dopo, con un po' di ritardo, diciamo, questa sua partenza. Il racconto è un racconto a due voci, quindi c'è la parte mia e la parte di Giacomo, in modo che si vedono le due diversi modi di affrontare questa cosa con due punti di vista completamente diversi. Io ho conosciuto Giacomo quando abbiamo presentato insieme il tuo libro, il vostro libro, e mi sono innamorata subito di lui perché è una persona veramente, come ti posso dire, solare, è una persona che ti fa vivere ogni istante, ma soprattutto dà un sacco di soddisfazioni quel ragazzo. Allora io ti chiedo, questo viaggio di Giacomo secondo te è stato anche un suo viaggio interiore? Allora, quello sicuramente. Ti dirò di più. Giacomo ha consapevolezza di sé e del suo essere, quindi del suo essere autistico come persona e di come stare in questa società, da quando aveva 6-7 anni. Per un genitore diverso. Il genitore deve cercare di capire che questo ragazzo ha questa difficoltà e fa di tutto per aiutarlo, ma intrinsecamente non so come dirti, non pensi mai che di questo figlio potrai avere stima, potrai essere orgogliosa. L'idea è che di questi ragazzi tu dovrai sempre accompagnarli, accudirli, ma mai dire, cavolo, sono proprio orgoglioso di te, no, oppure ti stimo veramente. Ecco, quel giorno
mi ha insegnato, mi ha fatto capire che io possa essere orgogliosa di lui e mi ha fatto crescere come donna e come mamma. Sei molto. Io conosco la vostra storia, ma rimango sempre molto toccata dalle tue parole e dal tuo libro e anche dal tuo podcast. Io ti voglio molto bene, tu questo lo sai, però ti stimo veramente molto come donna, al di là del viaggio interiore o meno di Giacomo, della capacità anche di allevare un figlio a prescindere dall'essere autistico o meno, ma poi mi stai anche insegnando moltissime cose con i tuoi podcast. Leggendo il libro mi accorgo anche di come è complicata la vostra vita ogni giorno, ma come ha necessità sia Giacomo, ma probabilmente anche tu a questo punto, di essere tutto molto ben organizzato. Questa è una caratteristica dello spettro autistico? Sì, è assolutamente una caratteristica e ti dirò, avere la giornata organizzata così ci ha aiutato molto in primis a noi, nel senso che noi abbiamo cominciato con Giacomo con la comunicazione aumentativa, la CAA, che sicuramente tanti ragazzi usano, anche dislessici, anche con altri tipi di spettri, di patologie. Che ha aiutato moltissimo anche noi, perché con immagini, attraverso piccoli simboli o piccole immagini, ricostruisci la giornata e l'andamento della giornata, anche contando qualche piccolo imprevisto, lo ha aiutato molto a rasserenarsi, anche perché spesso questi tipi di patologie, questi tipi di disabilità, scusatemi, sono associate a forme anche di ansia, no? Per quello che deve accadere o per quello che potrebbe accadere e accadermi. Quindi questo modo di relazionarsi con lui, quindi attraverso delle piccole, all'inizio immagini per organizzare la giornata. Oggi semplicemente basta il calendario, sul calendario mensile che abbiamo, io gli segno i suoi appuntamenti e anche i nostri appuntamenti e lui è molto più tranquillo e molto più sereno, insomma. C'è un momento, pagina 33 del tuo libro, quando devi chiamare la scuola perché hai saputo che Giacomo, insomma, chi doveva andare a prendere Giacomo non è andato, quindi sta succedendo qualcosa, lo hai saputo perché tu in quel momento stavi lavorando, quindi Giacomo era affidato a qualcun altro. In quel momento tu devi fare una telefonata e chiami a scuola. Dici, per caso mio figlio è ancora a scuola? Io non riesco a immaginare la paura, il terrore di una madre, la tua paura, in quel momento. Quando hai scritto il libro, hai anche rivissuto le stesse paure? Ti dirò, Sheila, che non solo quando l'ho scritto, ma anche quando mi capita di presentarlo in giro e di rileggere alcuni pezzi, ancora mi commuovo perché comunque mi è crollato veramente il terreno sotto i piedi. Ero seduta e mi sentivo cadere come Alice nel Paese delle Meraviglie, quando proprio cadi da un mondo. Io lo dico spesso nel libro, alla fine dei capitoli, sono la mamma più tranquilla del mondo, sono la mamma più felice del mondo, Sì. perché veramente quando tutto è schematizzato, quando tutto va bene, ormai il ragazzino è grande, le abitudini sono consolidate in lui e in noi, ma si ammazza, no? Come si suol dire. Ecco, in quel momento tutto questo mondo fatto di certezze si è sgretolato. È una sensazione bruttissima che non auguro a nessuno di provare, o comunque dopo si reagisce, però al momento è veramente una sensazione brutta, di vuoto. In quelle quattro pagine intorno alla pagina che abbiamo appena vista, ti ripetono più volte: stia tranquilla, stai tranquilla. Io penso che non c'è nulla che agita di più e che fa innervosire di più del stai tranquilla, non t'agitare. Io penso sia una delle cose più veramente tremendo. E invece poi a un certo punto su appunto dici crollo, c'è cioè una frase mia molto intenerita, la ritroverò,
come neonato riverso nella cesta abbandonata. Rende veramente molto bene l'immagine di quello che stavi passando. Poi Giacomo lo trovate, dopo tutto il suo percorso, ora non spoileriamo come arriva a Certo. destinazione, ma arriva a destinazione. E io per un momento, quando ho letto il libro, ho detto adesso lo prendo e lo appendo al muro per la paura che ci ho fatto venire. Tu riesci a mantenere la calma? Come caspita fai? È vero, però quando poi racconta anche Giacomo, quando poi ci siamo visti, no? Perché anche lui poi nella sua parte del racconto dice: e poi alla fine vedo te, vedo la piscina, vedo gli amici, poi alla fine vedo te. E io anch'io alla fine ho visto lui. E quando ci siamo visti, tutto questo, la paura sua e la paura mia è finita. Questo Sento secondo me è l'amore tenero tra una mamma e un figlio. che ti stai emozionando, quindi io voglio stemperare un po' questo momento. Come tu sai, la nostra web radio ha bisogno di sponsor, ha bisogno di qualcuno che la sostenga. E allora mando la sigla della Dogana Vecchia e poi torniamo a chiacchierare noi due. Esatto, va bene. 30 secondi. Dogana Vecchia, ristorante e country house. Dal 1982 manteniamo viva la tradizione del nostro territorio, proponendo inalterate le ricette tipiche di un tempo, tramandate da generazioni nell'alta valle del Tevere. Noi crediamo nell'importanza delle tradizioni della nostra terra e nelle persone che la abitano, per questo scegliamo solo prodotti di provenienza locale per offrirvi ricette dai sapori indimenticabili. Vi aspettiamo in vocabolo Dogana Vecchia, a Città di Castello, 348-649-4794. Eccoci tornati con Emanuela Fatilli e Paidos, il contenitore culturale di Senza Barcode della web radio Senza Barcode. Ora parleremo anche del tuo podcast. Come ho detto all'inizio, tu sei una delle nostre speaker, una delle nostre punte di diamante, ma voglio anche fare un po' di pubblicità buona anche al tuo libro, perché c'è la promozione di Natale su Amazon, se non sbaglio. Esatto, sì. C'è una promozione per cui è in vendita con un po' di sconto, per cui approfittatene. E niente, è un libro che secondo me è un bel messaggio, proprio, è un bel messaggio che arriva diritto al cuore e che dà un po' di speranza e sollievo. È un libro che va letto, ma poi anche riletto e tenuto vicino per prendere gli spunti e appunti. Secondo me è proprio uno di quei libri da vivere. Com'è da vivere e da seguire il tuo podcast Disabilità e Benessere? Ce lo vuoi raccontare? Allora, io voglio raccontare prima di tutto che io e te siamo entrate in sintonia dal primo giorno che ci siamo viste, perché tu sei una ragazza veramente in grandissima e mi hai coinvolto in questa esperienza a me sconosciuta, dandomi veramente un entusiasmo, trasmettendomi la tua forza, e così, un po' per gioco, abbiamo cominciato a fare questi podcast che vanno in onda tutti i giovedì sera alle 21 e si intitolano Disabilità e Benessere. Ho scelto, ma insieme con te, una linea dove cerchiamo di sentire magari le esigenze, perché mi possono anche scrivere sulla mia mail, che posso dire qual è, giusto Sheila? Certo, Posso certo. dirlo? Che è manu@senzabarcode.it. Cerchiamo di magari dare dei consigli pratici, utili, magari burocratici, no? Come muoversi all'interno delle varie istituzioni per gli aiuti, per le terapie, eccetera. E cerco anche invece a volte di raccontare storie di ragazzi con delle difficoltà che riescono veramente contro il parere di tutti o veramente a vincere delle barriere che non sono solo architettoniche a volte, ma anche del cuore delle persone, no?
o comunque delle persone con le quali noi ci raffrontiamo, magari sul mondo del lavoro, nel mondo scolastico, eccetera. E secondo me diamo un taglio positivo, che non è allegrone, ma veramente un taglio positivo e un taglio di speranza e di vera inclusione per quanto riguarda il mondo della disabilità. Sì, e mi piace molto il super abile, è un termine che mi piace, si addice assolutamente. Nella copertina abbiamo messo dei papaveri, mi piace proprio tanto l'idea appunto che la disabilità possa essere vissuta anche con serenità. Certo, dobbiamo affrontare la vita in maniera più complicata. Ma è sempre comunque vita e il messaggio che tu dai è proprio questo e secondo me è veramente molto bello. E poi hai avuto modo anche di intervistare Francesca Porcellato, se non sbaglio. Esatto. Ho incontrato Francesca a una cena in suo onore praticamente a Venezia, e niente, intervistarla è stata, parlare con lei, insomma, qualche minuto e poi è nata l'intervista, diciamo così, è stato veramente emozionante perché lei racconta delle cose. Io vi invito a risentire eventualmente il podcast perché è da pelle d'oca, nel senso dice delle cose che sono di una bellezza, di un'intensità e profondità. Che solo una ragazza, una donna, sulla carrozzina così vincente da tanti anni può esserlo. La web radio di Senza Barcode è su Spreaker, ma la potete ascoltare da tutti i dispositivi che trasmettono podcast e poi è stato creato un sito webradio.senzabarcode.it proprio per dare la possibilità a tutti di accedere ai podcast, ascoltarli, scaricarli e poterli ascoltare con calma e tenerli da parte per essere fruibili sempre. Manuela, noi sappiamo già, ma sveleremo tra qualche giorno che c'è un evento il 6 dicembre molto importante per la nostra associazione. Ma per quanto riguarda il tuo... E lì sei obbligata da Busto Arsizio a venire a Roma. Adesso stiamo anche cercando l'alloggio perché dobbiamo averti in una cuccia vicino a noi. Ma per quanto riguarda il tuo libro, quando lo troveremo ancora? Quali presentazioni hai organizzato? Allora, adesso sto ricevendo un periodo natalizio, per cui sto ricevendo un po' di inviti. Ne avrò sicuramente uno nella città di Vanzaghello, che è una città vicino a Busto Arsizio, e probabilmente un'altra a Brescia, proprio nella città della Leonessa d'Italia. E quindi questo mi fa molto piacere perché riusciamo ad andare un po' pian pianino in tutta Italia. Bene, E poi, sì. sono molto contenta. Senti, Emanuela, c'è qualcosa che non racconti mai nelle tue presentazioni che non ti ho chiesto, ma che hai sulla punta della lingua e vorresti raccontare? Ci sono un po' di argomenti, però alcuni non so se sono politically correct o incorrect. Ci sono alcuni punti su cui mi piace, che di solito non mi fanno domande, ma che mi piacerebbe che mi venisse Sì, chiesto. ma tu lo sai che qua sei libera di dire, parlare, quindi hai il microfono per te. Devo dirti però che l'ultima presentazione, questa domanda mi è stata fatta in parte. Quando si parla di quali sono la triade che rappresenta l'autismo, cioè quali sono i tre difetti entro i quali tu dici sei nello spettro autistico, sono l'aspetto comunicativo, l'aspetto relazionale e l'aspetto cognitivo. Naturalmente uno può avere più spiccatamente uno, meno l'altro e viceversa proprio perché si parla di spettro. E mi è stata fatta la domanda: ma non è che il problema relazionale a volte è più nostro che loro? E questa domanda è quella che io tante volte mi faccio, cioè non è che magari anche noi dovremmo fare nei confronti di questi ragazzi autistici, ma di tutto il mondo un po' più ampio della disabilità,
uno sforzo un po' più noi. Capisco che noi ci sentiamo già perfetti, tra virgolette, no? Nel senso che abbiamo tutte le funzioni, ci sentiamo ok così. Però magari uno sforzo noi, lavorare sul nostro tipo di relazione con quest'altra persona, avvicinerebbe molto di più i mondi. E questa è una domanda che sono contenta che mi è stata fatta, ma che mi piace sempre così, cercare di mettere anche un po' un punto di domanda nella vita delle persone. Beh, direi che è un'ottima riflessione. Bisogna un po' togliersi la toga dei giudici e di quelli sempre giusti e corretti, farsi delle domande, mettersi in discussione, e sappiamo che non è proprio una delle cose più semplici da fare, soprattutto non possiamo aspettarcelo da tutti. Io ricordo che nella presentazione che abbiamo fatto a Roma a luglio, a un certo punto io ti ho raccontato alcuni miei aneddoti e tu hai detto: beh, dentro ognuno di noi c'è un po' di spettro autistico. Ecco, ce la vuoi raccontare meglio questa battuta? Perché quando magari parlo con le persone, ti giuro che in questo anno che vado in giro ne ho incontrate tante, alla fine viene sempre fuori: ma lo sai che anch'io sono un po' autistica, perché mi piace organizzarmi la giornata, ma lo sai che anch'io sono un po'. E questo mi piace tantissimo, non perché rivedo nelle persone lo spettro autistico, ci mancherebbe, no, perché vedo in loro quell'umanità che magari gli mancava, no? Quel pezzettino che gli mancava per dire: ah beh, allora non è così difficile stare con queste persone, no? Perché dopo ognuno in fondo qualche piccola mania, qualche piccola cosa ce l'ha e un po' si sente, no? Parte di questo mondo e un po' forse lo sta anche cominciando a capire. E Giacomo è una gran bella persona, al di là del suo dell'autismo, al di là di tutto, è una bella persona, ecco, e credo che sia uno dei primi aspetti da tenere sempre in considerazione quando si ha a che fare con persone che apparentemente sono diverse da noi. Sono persone. E più delle volte sono anche belle persone, quindi io sono felicissima di aver conosciuto Giacomo, felice che tu abbia scritto questo libro. Invito tutti a seguire il tuo podcast. Ricordo che su liberi.tv c'è anche tutta la registrazione della presentazione che abbiamo fatto insieme, così oltre a sentire le voci avete anche dei volti da vedere, anche qualche incursione di Giacomo, se non ricordo male. Emanuela, ancora Esatto, è vero. grazie. Grazie a Tanto te, grazie noi fra 30 secondi ricontinueremo con i nostri infiniti messaggi vocali. Anche perché ho un sacco di cose da raccontarti, adesso va bene la diretta e tutto quanto, ma qui ci sono un sacco di novità. Abbiamo bisogno che ti trasferisci. Lascia Busto Arsizio e vieni a Roma. Anche perché, se non ricordo male, tu hai un altro libro in cantiere. Sì, esatto, è proprio così. Quindi vedi, ti tocca, cara mia, ti tocca. La capitale ti aspetta. Va bene, va bene. Grazie Manuela Fratilli, un abbraccio e ci sentiamo sulla web radio senza barcode. Grazie a voi, buonasera a tutti. Pairos, il fuoco della cultura. Pairos è un fuoco che alimenta il dibattito, i sogni, la conoscenza e anche le risate e la leggerezza. Pairos è il contenitore della rassegna letteraria Sei senza barcode. Qui troverai i podcast delle presentazioni, le interviste e gli appuntamenti con tutti gli autori emergenti pubblicati nella collana Senza Barcode.